Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questa è una domenica d'agosto, una giornata calda, una giornata in cui è piacevole poter staccare tutto e andare al mare. E proprio di andare al mare voglio parlarvi, ma non di come si va al mare adesso, di come si andava al mare una volta, di come si caricavano macchine molto difficili da caricare, di come ci si spostava dalla città per raggiungere la spiaggia, un po' di tutto quello che era andare al mare magari negli anni Ottanta, perché questo è Diario di Viaggio on the road, operazione nostalgia! Cominciava il sabato in cui o si andava in pizzeria o si andava a fare la grigliata nella casa di campagna dell'amico. Una grigliata che si estendeva fino alle 2:30 di notte, o una pizzata che si estendeva almeno fino all'1 di notte. Si rientrava a casa e la sveglia la domenica mattina sarebbe stata alle 6:00-6:30 del mattino, perché naturalmente bisognava cercare di evitare il traffico, cercare di evitare in ogni modo di restare imbottigliati lungo la strada per il mare, e soprattutto c'era da caricare la macchina, e mica parliamo di una station wagon come questa. Tutte le persone che dovevano andare al mare con la famiglia, c'erano la 500, al massimo il 126, erano espertissimi di Tetris, riuscivano a far entrare tutta la famiglia e tutta la roba che ci si portava per andare al mare. Tutto quanto entrava perfettamente al millimetro dentro la 500. Noi abbiamo avuto la 500, poi abbiamo avuto la 126. Siamo appunto passati da questa storia e si andava al mare magari io, mia madre, un'amica e la figlia dell'amica, quindi quattro persone sulla 126 con tutta la roba ci dovevamo portare dall'ombra ombrellone e tutto il resto. E quindi si prendeva la roba, si cominciava dall'ombrellone, un ombrellone in acciaio inox 1810 del peso approssimativo di 300 kg. Poteva venire Eolo in persona a cercare di staccare l'ombrellone, ma non si sarebbe spostato, mica come quelli che ci sono adesso, che li puoi usare come aquiloni per quanto sono leggeri. E quando c'erano i bambini, allora c'erano anche i giocattoli gonfiabili. Negli anni 80 avevamo solo un canotto bianco e rosso di vinile fetentissimo e consumato dal sole, e al massimo dei braccioli che sembravano venuti fuori direttamente dal cassetto di attrezzatura di sicurezza di una nave. Mica come adesso, che gli animalisti stanno pensando se sia il caso di andare a fare una manifestazione per ricordarci dei fenicotteri rosa giganti che sono stati abbandonati, perché quest'anno stanno andando di moda gli unicorni. Sarà molto contenta la mia amica Corinne. Ma consideriamo che appunto il massimo che c'era a quei tempi era la palla da spiaggia, adesso c'è gente che, non lo so, c'ha il castello gonfiabile coi torrioni, il fossato e i coccodrilli. E si lo ammetto, un pochino rosico, le cose sono cambiate leggermente. Ma soprattutto quello che ci si portava, particolarmente qui al sud, era il pranzo, perché si doveva stare in spiaggia tutto il giorno, ci si portava il pranzo, che mica erano due panini. Al sud ci si portavano le teglie di roba, al sud ci si portava la pasta al forno, la caponata, il pane condito. Dopo aver mangiato, dovevi aspettare veramente tre ore prima di tornare in acqua, ma non per il rischio di una congestione, ma perché mangiavi della roba talmente pesante che ti veniva un abbiocco cosmico dopo aver mangiato. E dopo una giornata di mare, naturalmente poi si arrivava al momento del tramonto, al momento di ripartire, al momento di ricaricarsi tutto quanto. L'ombrellone, che nel corso della giornata pesava ancora di più, probabilmente perché si era imbrombito di salsedine, già era pesantissimo, quando dovevi andare via era ancora più pesante, tu eri stanco e comunque caricati l'ombrellone, le borse, gli asciugamani, tutto quanto, caricati il frigorifero, le teglie, tutto ciò che è avanzato. E spesso, purtroppo, mi dispiace dirlo, c'erano anche quei simpaticissimi cafoni e villanzoni che lasciavano cartacce, piatti di plastica sporchi, bicchieri di plastica, e un sacco di spazzatura dispersa lungo la spiaggia. Noi cercavamo sempre di essere educati e di portarci via la roba il più possibile, facevamo dei sacchetti. Molti facevano dei sacchetti, ma non tutti lo facevano. C'era tantissima gente che invece preferiva seminare la spazzatura in giro, e poi la volta dopo, quando veniva sulla spiaggia, ma guarda che gente incivile che c'è qui intorno. Insomma, questo era come si andava al mare negli anni Ottanta. In realtà non credo che sia cambiata tantissimo la situazione. Obiettivamente ammetto che quantomeno sono cambiati i veicoli. Adesso ci sono station wagon come quella che guido io, che sono molto a buon mercato, quindi è possibile che le famigliole riescano ad avere una macchina abbastanza grande da poterla caricare senza dover essere grandi esperti di Tetris. Ecco, Tetris non è diventato un gioco indie, per cui non molti lo conoscono per questo. Tetris è diventato un gioco che non ti prepara più alle vacanze, quindi ci giocano sempre meno persone. Scherzi a parte,
parte, e voi che mi dite? Voi andate al mare, siete andati al mare negli anni 80, negli anni 90, la partenza per andare al mare somigliava a una cosa come quella che ho raccontato, oppure c'era qualcosa di diverso? Quando andavate al mare, ci avevate anche voi, non so, l'asciugamano bello proprio con i colori anni 70, con il fondo del mare disegnato sopra, oppure delle cose già molto colorate, molto sgargianti? Avevate anche voi gli ombrelloni da 300 kg in acciaio inox, oppure già utilizzavate quegli ombrelloni made in China, leggeri come carta velina? Avete avuto anche voi giocattoli gonfiabili da spiaggia talmente scrausi, tipo il salvagente che sembrava preso direttamente dal traghetto Messina-Villa San Giovanni? Oppure no, magari avete avuto i braccioli delle tartarughe ninja, avete avuto il castello gonfiabile con i torrioni e il fossato? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di RivioTR. Magari non siete mai andati al mare, però siete andati al lago o al fiume, oppure magari non vi piace il mare. Ripeto, parliamone! Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo è l'Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!